Ora ho deciso di arrostire una melanzana. Era una grossa melanzana, l'ho tagliata a fette e la metto direttamente in pentola. Per arrostire le melanzane, questi tipi di pentola, anche la vulcanica, la possiamo usare. Non si può usare se si deve mettere vuota, perché vuota va ad alta temperatura, perché il coperchio tiene la bassa temperatura quando c'è qualcosa in pentola, ma se non c'è niente va ad alta temperatura e queste pentole non sopportano l'alta temperatura perché si rovinano. Quindi la melanzana, essendoci che c'è dell'umido, diciamo nelle fette della melanzana, si può fare benissimo arrostire direttamente in queste pentole. Ok. La porto sul fuoco. Ora la porto sul fuoco, fuoco medio, perché non ci vuole la fiamma alta. E copro con Magic Cooker. Ora controllo, posso scoprire tranquillamente perché, non essendoci olio o grassi, non andrà ad alta temperatura. Questo vapore che esce non è fumo, ma è vapore acqueo. Vediamo se è ora di girare. Stanno prendendo colore. Quelli centrali si fanno prima. Non ho messo niente in pentola e niente sulle melanzane, così come le ho tagliate. Come vedete, si stanno arrostendo. Copro. Controlliamo. Ok, vanno bene. Vediamo sotto, questi altri sono. Ok, posso spegnere e li tolgo. Ora per queste melanzane preparerò un salmoriglio di semplicemente sale, origano e olio. Vedete, la pentola è rimasta perfetta. E questa è la pentola 32 vulcanica che abbiamo noi della Magic Cooker. E ce ne sono di varie grandezze che si può comporre propria l'intera batteria. Ora, qua ho messo un po' d'origano, metterò un pizzico di sale, un goccino d'olio, olio extravergine d'oliva, metterò il tutto sulle melanzane. Non metto l'aglio perché non tutti piace l'aglio in famiglia. Un altro goccino d'olio che non mi basta. Come ho arrostito le melanzane, si potevano benissimo arrostire le zucchine oppure la cipolla, proprio arrostita.
questo piatto, questo contorno è anche pronto. Questi altri li faccio fritti perché mi è venuta in mente un'altra bella ricetta che poi farò vedere.